messe di 20 anni di Berlusconi. Prego, prego, prego. E gira? La seguente decisione. Rigetta i ricorsi di Agrama Frank, Galetto Gabriello Lorenzano Daniele, che condanna al pagamento delle spese processuali. Questo è un processo di un cittadino italiano, Silvio Berlusconi, e di un tribunale, la Cassazione, che deve confermare eventualmente una sentenza di secondo grado. E basta, non c'è niente di politica in questa sentenza. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici. Ho visto prima che lei traduceva qualcosa per un turista. Sì, si è avvicinato chiedendomi che cosa ci fosse scritto sul cartello che esponeva quel signore, e nel mio inglese stentato ho cercato di spiegargli e contestualizzarlo. Se ha sbagliato deve pagare, anche se è Berlusconi, come se fossi io, come cittadina. E dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché rideterminini la pena accessoria nei limiti temporali fissati dal citato articolo 12. Ai sensi dell'articolo 133 codice penale, valutazione non consentita alla Corte di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2 codice procedura penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento in favore della parte civile, agenzia delle entrate, delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000.